Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui con un nuovo episodio della nostra carriera allenatore su Ultimate Team. Scusate se non ho tantissima voce, non l'avevo anche negli scorsi giorni. Infatti, come avete visto, martedì non è uscito un episodio della carriera, ma un episodio che avevo già registrato di uno scolpito in 6 minuti con Ronaldo, perché domenica ero al derby e da interista ho urlato veramente tantissimo. Sono riportato anche il ricordino della bandierina dell'Inter, però essendoci tanti milanisti in questo canale, non vorrei sbandierarla troppo. Infatti io sto zitto, ci siamo presi questa vittoria e andiamo avanti così. Volevo dire però una cosa molto importante per questa serie che continuerà grazie a voi, perché la prossima stagione li proporrete voi le squadre e anche gli obiettivi. Il budget è da 100.000 crediti, quindi fate una squadra o su Futed o su Futbin o su Futviz, su qualsiasi sito di squad builder e linkatemela qua sotto. Insieme al link della squadra ci voglio anche degli obiettivi. Gli obiettivi come sempre saranno 5. Fatela tutta oro la squadra, poi ci penserà la dirigenza a mettere l'argento e ci penserà la dirigenza anche a scegliere uno dei vostri commenti. Quindi scrivete 5 obiettivi proprio a caso, quelli che vi vengono in mente, ricordandovi che sono obiettivi da fare in una divisione che sarà molto probabilmente la divisione 7. Non so se la raggiungeremo con questo video perché ci mancano 2 vittorie o con il prossimo, però prenderò i commenti in questo video, le squadre in questo video, anzi la dirigenza li prenderà e sceglierà una squadra e degli obiettivi da darmi. Ma adesso possiamo andare con le nostre 2 o 3 partite di oggi in base a come faremo i nostri risultati. La nostra squadra è questa, i nostri cambi. Dobbiamo cercare di continuare a non concedere rigori. Dobbiamo fare altre 2 partite con più angoli del nostro avversario. Dobbiamo anche fare una doppia doppietta, sarà difficile, e poi segnare dopo un rimbalzo. Insomma, gli obiettivi da completare sono tanti, però per il momento la squadra almeno gira bene. Eccolo qui il primo avversario di oggi che è Paygo Wallah 00 con una Bundesliga, quasi tutti oro, non rari. C'è quel Tepe Bellarabi sulle fasce, sono pericolosi, anche Wendel in difesa è un ottimo terzino. Jonatas non lo so, non so bene le sue statistiche, però vediamo come andrà. Dai Nani, buono Nani, se ne va col Rainbow, se n'è andato col Rainbow ragazzi, se n'è andato col Rainbow. Rientra bene Nani, ancora Nani, ancora Nani. No, madonna, si è tirato. Buono, dietro per Brozovic, il tiro di Brozovic. L'1-0 di Marcelo Epic Brozovic al 32esimo. Andiamo avanti noi. Finisce qua il primo tempo sull'1-0 per noi. Purtroppo non siamo riusciti a fare niente per gli obiettivi, però ci stiamo comportando bene per il momento. Penso 0 angoli a 0. Gol di Marcelo Brozovic. Proverò a fargli fare una doppietta e poi una doppietta a un altro giocatore, ma sarà veramente difficile. Come vedete, ancora entrambi a 0 angoli. Andiamo al secondo tempo. No, brutta sta roba. Gol. 1-1, penso al primo tiro di questo secondo tempo del mio avversario. Pareggio che non ci voleva. Un cross un po' a caso, non c'era nessuno a marcare, ovviamente. Metti anche in pausa, bene, mi fa piacere. Ma dai. Non mi può fare un altro gol così, eh? Ma perché è solo sempre? Ma che fa la difesa? Oh mio Dio. Bello Nani, se ne va così e c'è un calcio d'angolo. Bravo Nani, hai fatto il tuo dovere. No, 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 no. Ma cosa? Ma è il secondo tiro che fa nel secondo tempo. 2-1 per lui. Cioè, da una parte quasi meglio, così ha più partite per fare gli obiettivi. Cioè, potrei anche perdere volontariamente in teoria. Però questo non è volontario. Vabbè, finisce qua la partita. Sconfitta, ma non mi pesa più di tanto. In realtà, alla fine non ho nemmeno cercato di pareggiare, ho cercato di fare il gol dopo il Rainbow con Nani. Quindi è una serie che va presa così. Non sempre uno vuole vincere. Adesso che siamo quasi sicuri di passare in divisione 7, vorrei concentrarmi soprattutto sugli obiettivi. Comunque abbiamo fatto un angolo a 0, quindi abbiamo un'altra partita con più angoli il nostro avversario, quindi ce ne manca solo una. E questa è già buona cosa. Rimaniamo a 9 punti, abbiamo ancora 2 partite in questo episodio, cercheremo di vincerle entrambe però. Ok, secondo avversario di oggi è Masias Piet FC, Masias Piet penso FC con una Liga con De Lofeo, Muriel, Inaki, un bello attacco buggato. Vai Felipe Anderson, vai te col driven shot, bello sto driven shot, spettacolare.
Con in mezzo c'è Brozovic, ancora lui di fuoco fuori. Ma no, 1-2, ancora per Felipe Anderson. Ce la fai a fare un gol? No, no, dai, c'hai i piedi quadrati. Buono, buono in mezzo per Broso. Passa dietro il tiro, dai, almeno un calcio d'angolo l'abbiamo guadagnato. Ancora in mezzo Zielinski, questa volta è per Benatia. Il tiro! Medi! Benatia, 1-0 al 32esimo. Dai ragazzi, di nuovo al 32esimo, tra l'altro. Vai Felipe, vai Felipe, vai Felipe, il tiro! Felipe Anderson, 2-0, due minuti dopo. Di nuovo ripartiamo. Ancora eccezionale Luis Alberto, Nani, il tiro da fuori di Nani. Ancora Luis Alberto col tiro, altro calcio d'angolo. Mamma mia come stiamo giocando adesso. A Felipe Anderson, non ce la fa contro Mascherano, perde il contrasto. Vabbè, comunque 2-0, siamo in vantaggio, abbiamo 3 angoli a 0, quindi già quell'obiettivo dovrebbe essere completato, visto che questa sarebbe la terza partita con più angoli del nostro avversario. Dobbiamo continuare a non concedere i rigori, ma soprattutto dobbiamo cercare questa doppia doppietta e questo gol dopo il rainbow. Ragazzi, ve lo assicuro, non sono assolutamente semplici. Dai Felipe Anderson, vai Felipe Anderson. Il cross in rabona per Nani. Va bene anche così. No, calcio d'angolo, vabbè. Buono Felipe Anderson, vai così. Vai te, vai te, vai te per la doppietta, vai te per la doppietta. No, non c'è verso. Buono Nani, prende il rigore dopo il rainbow, ma non è segnale dopo il rainbow. Il rigore lo faccio tirare a Benatia, così potrebbe andare in doppietta e poi proverei a segnare con Felipe Anderson. Benatia la tira là, Benatia non la pari, 3-0 al 63esimo, doppietta di Benatia, adesso cerchiamo il gol con Felipe Anderson. Aspettalo lì, vai Felipe, il tiro! No, al palo, palo, non ci credo. Grazie. Devo aspettare Felipe Anderson. Devo aspettare Felipe Anderson. Eccolo lì. Sì, così. Doppia doppietta. Felipe Anderson fa la doppia doppietta insieme a Benatia. E puoi anche quittare adesso. Puoi anche quittare. Sì, così. Anche il quit. Altro obiettivo completato. Tra l'altro abbiamo più angoli ai nostri avversari. Quindi terzo obiettivo completato. Per il momento non abbiamo subito, non abbiamo concesso rigori. Subiti sì, uno in questa partita. Quindi in teoria nell'ultima partita, se facciamo il rainbow, vinciamo la partita e non concediamo rigori, abbiamo completato tutti gli obiettivi, abbiamo fatto un plan. Ok, terzo e ultimo avversario di oggi, FC Scandali, con una scandalosa inglese, 5-2-1-2 con Sturridge e Austin lì davanti. Subito a cercare Nani, subito a cercare Nani, subito a cercare Nani, prende fallo su rainbow, ma deve andare a segnare sul rainbow. Zielinski in mezzo, è buono per Bani, mamma mia. Buono, infiltrato per Felipe Anderson che può chiudere, sì così. 1-0, di nuovo Felipe Anderson al 25esimo, la apre lui. Dai Belez, bravo, e finisce qua il primo tempo sull'1-0, siamo in vantaggio, sto provando, fidatevi, a fare sto cavolo di rainbow, ma è dura già farlo perché spesso non mi prende la direzione, ma una volta fatto è dura comunque saltare l'uomo e arrivare al tiro. Dai Felipe Anderson, fallo così, rainbow e la semirovesciata, sarebbe stato spettacolare. Attenzione, qui non è fuori gioco e c'è il gol. Ovviamente c'è il gol, mi sa che devono andare a trovare un altro gol normale che non sia in rainbow, anzi forse anche due per evitare sti cavolate. Prova il cross in mezzo, è buono per Brozovic e si mette nel mezzo Luis Alberto, ma sei un cretino allora. Anzi ti levo Luis Alberto perché voglio mettere un altro forza skiller, ovvero Simone Verdi. Però punta mi sa che metto Nani che forse è un pino più alto, oddio. 1,75, 1,75, 1,71. Boh, mettiamo Verdi, Nani a destra, Verdi a sinistra, proviamola così. È ancora buono per Nani. Ancora buono per Nani, il tiro, sì così. 2-1, quantomeno è arrivato il gol. Nani con la sua Dybala mask fa il gol al 73esimo, prendiamo in vantaggio. Ancora cercando sto rainbow però. Buono lì. Vai Nani. Nani. Buono. Bello il rainbow. Il tiro di Nani. Non ci credo.
Finisce qua la partita, purtroppo non siamo riusciti a fare Rainbow, ma avete visto quante volte ci ho provato, però abbiamo vinto il titolo di divisione. Non abbiamo concesso rigori nemmeno in questa partita, quindi abbiamo completato ben 4 obiettivi della dirigenza, è il nostro record per il momento, quindi 40.000 crediti di budget per l'acquisto che deciderò io. Però vi ricordo di commentare con una squadra e degli obiettivi per la prossima stagione, che sarà, come potete vedere, in divisione 7, perché abbiamo vinto il titolo della divisione 8 per fortuna. Quindi in divisione 7 sarete voi l'artefice della stagione, deciderete voi la squadra e gli obiettivi, anzi proporrete voi squadra e obiettivi, e la dirigenza poi deciderà una di queste e me la proporrà a me. Quindi speriamo di fare bene, vi ricordo il budget è 100.000 crediti, fatela pure tutta oro, poi ci penserà la dirigenza a mettere qualche argento per l'unico obiettivo non completato, ovvero segna dopo un rainbow, che sarà penso quella di un centrocampista, però non sapendo io bene a quale argento si riferisce, voi fatela pure tutta oro, poi ci penserà la dirigenza a mettere argento. Commentate con anche 5 obiettivi che volete che io affronti nella divisione 7. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete fatto, e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.